Eh sì, mi è venuta un paio d'anni fa ormai, quando, forse di più, insomma, il primo lockdown, Perché grazie a perché Paolo grazie a Siani, l'ho Paolo detto varie Siani, l'ho detto volte varie che è un volte, amico amico mio. caro, che tra l'altro è il fratello di Giancarlo Siani, giornalista, ahimè, ammazzato alla camorra nel 1985, sul quale ho scritto appunto un romanzo, che è un ragazzo normale. Da allora sono amico di Paolo, quindi è il fratello, che all'epoca era parlamentare ed era il primo. Lui si occupa sempre di bambini, insomma, è un pediatra, è stato il primo firmatario di questa legge che prevedeva la sostituzione di questi ICAM con delle case famiglia. Quindi mi ritrovai a parlare con lui di questa realtà che non conoscevo e che poi mi sono reso conto in realtà conoscono in pochi, cioè di questi bambini. Quindi da innocenti di 2, 3, 4, 5 anni vivono da reclusi, quindi incarcerati insieme alle madri, perché gli ICAM sono proprio queste, delle carceri nelle quali vengono rinchiuse le detenute madri con i figli quando questi non possono essere affidati ad altri. E quindi poi andai a vedere, perché ce ne sono 5 in Italia, uno è in provincia di Avellino, quindi è un'ora da casa mia, e sempre in pieno lockdown andai a vedere lì e passai una giornata a Lauro, e mi venne poi il desiderio di raccontare a modo mio questa realtà. La storia appunto si ambienta all'interno di questi ICAM, che sono appunto delle strutture diciamo penitenziarie in cui vengono rinchiuse giovani madri con bambini appunto, bambini fino ai 10 anni, giusto Lorenzo? Mi corregga se... La legge in realtà La legge prevede 6 anni, poi i giudici di volta in volta prorogano, però se arriva a un massimo di 10, sì. Ai 10 anni questi bambini vengono comunque tolti alle madri, se queste devono continuare ovviamente a scontare la pena, e quindi c'è poi questo ulteriore trauma di questo distacco di questi bambini, che non solo dopo aver vissuto appunto in un ambiente deprivato, vuole un carcere, vengono poi anche tolte alle madri e rispediti in quegli ambienti pericolosi, disagiati, dai quali provengono. È una norma in realtà, è una situazione che deve essere regolamentata, perché nasce con lo scopo di aiutare in qualche modo i bambini, perché poi parliamo di detenzione attenuata, perché sono carceri che hanno... Le celle sono dei mini appartamenti con televisione, con cucina, eccetera. Le guardie non hanno divisa, non hanno armi. Ci sono le giostre all'interno del cortile con le giostrine, ci sono i volontari che portano i bambini a scuola, le accompagnano, accompagnano e li accompagnano, c'è chi... ci sono laboratori, c'è tutta una... c'è un pediatra che le visita settimanalmente, c'è uno psicologo che favorisce l'inserimento, insomma c'è tutta una realtà che li protegge, che cerca di accoglierli e proteggerli da questa... e questo è anche un paradosso, perché poi in realtà sono tutti bambini che per avere questa attenzione da parte dello Stato devono finire in carcere, perché poi vengono da contesti invece nelle quali sono invisibili e inascoltati, e però è chiaro che i bambini non possono crescere in carcere data la formazione dell'identità, e quindi dovrebbe essere regolamentata questa storia. Paolo Siani ha tentato, tra l'altro questa proposta di legge era passata alla Camera con una votazione all'unanimità, proprio il giorno dell'uscita del libro, il 10 maggio, e doveva essere discussa al Senato, poi è caduto il governo e questa proposta è stata praticamente cancellata, quindi non se ne sa più nulla. E quindi insomma è un grande peccato, tra l'altro. È per favorire i bambini che in qualche modo, diciamo, restano con le madri, ma appunto c'ha tante pecche. Tant'è vero che la stessa Europa ci ha chiesto appunto di regolamentare questa situazione, perché solo in Italia esistono i NICAM. C'ho un'altra domanda da volevo farle appunto. Riguardava i personaggi, cioè questi personaggi appunto
cioè come ha fatto a raccontare questa storia? Ha visitato proprio fisicamente Vikam, ha raccolto storie, come. Ci sono alcuni personaggi che sono ispirati ovviamente a quelli che ho incontrato, nel senso Diego, che ci sono cinque voci narranti nel romanzo, che sono Diego e la madre Miriam, c'è Greta la psicologa, c'è Melina e c'è Miki, che è la guardia carceraria, Melina è un'altra bambina. Quindi ci sono dei personaggi ai quali un po' mi sono ispirato, nel senso che hanno ispirato la figura di Diego, la figura di Melina, che sono bambini che ovviamente sono ovviamente personaggi immaginari, ma sono bambini che in qualche modo ho incontrato a Lauro e che mi hanno ispirato questi film. E poi ci sono dei personaggi che invece nascono senza neanche ispirazione, nel senso che all'interno dell'ICAM non sono detenuti, perché poi ci sono tante voci narranti, un romanzo corale, si parla di bambini, ci sono i bambini, ci sono le guardie, c'è cioè la psicologa, eccetera, insomma, ci sono le detenute e ci sono personaggi che appunto nell'ICAM ci lavorano solamente, ma poi hanno un'altra vita di fuori, sono quindi liberi. E tramite questi personaggi ho utilizzato, diciamo così, questi personaggi per fotografare al meglio la realtà dell'ICAM, ma anche per ampliare un po' poi il concetto di libertà e prigionia, perché mi interessava anche questo, raccontare di come alcune esistenze nascono già segnate, quindi ci sono purtroppo, ahimè, delle vite che nascono già dentro una gabbia, in contesti familiari disagiati, difficili, in quartieri criminali, dove salvarsi è un miracolo, dove quindi c'è già una via purtroppo segnata e prestabilita. Ci sono poi tutte le vite di tutti noi altri, più fortunati e privilegiati, che però in qualche modo sono in qualche modo anch'esse ingabbiate, perché questo ho sempre cercato di raccontare poi in tutti i miei romanzi. Tutti noi, che più chi meno, siamo dentro vite che ci appartengono fino a un certo punto, perché compiamo per via di scelte sbagliate, per scelte non compiute, per poco coraggio, per pigrizia, per compromesso, insomma, anche per scelte, diciamo così, dettate dall'amore, insomma. Ma ci sono tante scelte che a un certo punto ci portano, scelte o non scelte, che ci portano in un vicolo cieco, e quindi poi ci accorgiamo di essere in qualche modo dentro una vita sentiamo in parte strana, e quindi questi personaggi qui mi hanno dato la possibilità di raccontare, di ampliare il concetto di libertà e quello di prigionia, e di fare quello che ho sempre fatto poi in tutti gli altri miei romanzi, quindi di raccontare l'individuo, la difficoltà dell'individuo nella quotidianità, nel cercare la propria strada, nel trovare la propria strada, nel mettersi in ascolto di sé, perché poi sono tutti personaggi questi del romanzo che sono in qualche modo prigionieri, ci sono i detenuti, le detenute e i figli, ci sono però, abbiamo detto, la guardia, la psicologa, Greta, eccetera, che sono prigionieri di chi di una situazione economica difficile, chi di un rapporto matrimoniale fallito, chi deve accompagnare un genitore alla fine, insomma, sono tutti prigionieri di qualcosa, hanno ognuno le proprie catene, però sono tutti personaggi, persone capaci di ascoltarsi, di mettersi in ascolto di sé. E quindi in qualche modo cercano quindi di porre rimedio, ecco, alla loro vita, di cambiare strada, cercano un riscatto, una rivalsa, un minimo di libertà. E questo è il filo che poi accomuna i personaggi di tutti i miei romanzi. Lettrice che ci ha detto che ha letto il romanzo e parla degli ultimi e onestamente ha detto le ha lasciato una profonda tristezza. Si chiama Benedetta. Non so se vuole dirle qualcosa. Benedetta. Profonda tristezza, sì. Sai, io la tristezza è un'emozione forte che serve, perché permette di entrare in contatto con quelle che sono appunto. Sai, la letteratura deve fare anche questo, deve far conoscere realtà poco conosciute, deve, secondo me, cercare di sviluppare l'empatia, quindi di cercare di far identificare il lettore con quello che è la storia, con quello che sono i personaggi, e non deve essere, secondo me, a mio avviso, consolatoria, fermo restando che ovviamente,
Sai, io ho sempre raccontato di speranza, ho sempre raccontato storie anche attraverso l'ironia, storie di dolore, perché poi ho sempre raccontato di morte, nel senso che poi mi faceva notare qualche mio lettore un po' di tempo fa, in ogni tuo romanzo c'è un morto, ma in realtà non puoi parlare di vita se non parli, se non attraverso la morte, no? Se non attraverso il dolore. Ho sempre cercato però appunto di guardare la luce in fondo al tunnel. Però ci sono delle storie che invece, ahimè, purtroppo devono essere raccontate in un determinato modo. Ci sono delle storie che devono anche essere di denuncia, nel senso che adesso, senza svelare troppo, per chi non l'ha letto, perché c'è un finale ovviamente importante, ci sono delle storie che devono essere raccontate, perché altrimenti appunto ci diciamo delle favole. Io, è un libro questo strettamente legato alla mia terra, la Campania, dove ci sta la maggiore dispersione scolastica in Europa, dove i bambini non hanno diritti e molti sono lasciati per strada, no? In situazioni di grande disagio familiare, in quartieri ad alta densità criminale, dove, come dicevo prima, è molto difficile poi sottrarsi alla vita già prestabilita, quindi poi alla criminalità organizzata, eccetera. E queste cose vanno, secondo me, vanno dette. Fermo restando che poi, però, secondo me, all'interno del romanzo c'è poi anche la speranza, perché ci sono vite che poi seguono un percorso di speranza, come per esempio può essere Amina, che è una delle detenute straniere nigeriana, e c'è comunque quello che è il mio sguardo sulle cose, quello secondo me non cambia, non è cambiato, ecco. Io credo che sia un fatto positivo dire mi ha messo una profonda tristezza, vuol dire che ti ha toccato nel profondo. Questo è quello che deve fare poi l'arte, no? Toccare il profondo. Se rimane in superficie, è intrattenimento, è un'altra cosa. Poi c'ho un'altra lettrice, dice: la vita nel carcere sembra quasi una favola, ma la vita fuori rimane sempre la stessa. Uscire equivale a ricominciare, rivivere lo stesso ambiente. Qual è il senso del carcere allora? Non ho capito, uscire equivale a Non ho ricominciare, uscire capito. Praticamente equivale a uscire, ricominciare. dice, equivale a ricominciare e rivivere lo stesso ambiente? Nel senso che dice una volta che esci dal Ah, carcere. certo, Sì. non ha un Ah, fine certo, no. rieducativo, vabbè, questo lo Ma non ha un sappiamo, fine insomma. rieducativo, vabbè, questo lo sappiamo, insomma. Il sistema carcerario in Italia è quello che è, non scopriamo nulla. Questo è ovviamente un sistema diverso. Nel senso che è studiato semplicemente per aiutare il più possibile questi bambini a sentirsi non in un carcere. E quindi ci sono tutte quelle cose di cui ho detto, però è anche vero ovviamente che resta un carcere, nel senso che poi ci sono le sbarre alle finestre, cioè le porte blindate che vengono chiuse la sera dalle guardie, e quindi resta comunque un carcere, tra l'altro, con io ho cercato di scrivere una storia senza emettere un giudizio, perché poi appunto è molto difficile, perché da un lato c'è questa cosa appunto che i bambini almeno stanno con la madre, non avendo altri nel quartiere, in quartieri così come abbiamo che ci siamo detti. Dall'altra parte appunto è ovviamente impossibile parlare bene del fatto che bambini di 2 o 3 anni, nel pieno della formazione di identità di un carattere, debbano crescere in carcere. Pensate che una bambina, la prima parola che ha detto, e questo mi è stato raccontato dal direttore del carcere, che tra l'altro poi è pure cambiato, comunque è stato sostituito, però comunque la prima parola che ha detto è stata apri, perché comunque sono bambini, ma me ne sono accorto anche io quando sono andato lì, che hanno una voglia di, come tutti i bambini, insomma, di aprire porte, ecco, quindi di uscire, di andare a esplorare, anche proprio di avere un contatto con l'esterno. A me mi sequestrarono, proprio, mi portarono dentro a giocare. Cioè, avevo bisogno di giocare, di avere un contatto con l'esterno, anche di avere un contatto con una figura maschile. Perché poi parliamo delle madri, però i grandi colpevoli, i grandi assenti sono i padri. Che sono doppiamente colpevoli perché il 99% delle detenute è lì per colpa dei mariti, perché le hanno protette, non le hanno denunciate, perché c'è una violenza psicologica, perché sono i padri dei loro figli.
E poi sono ancora più colpevoli perché i bambini sono lì, perché loro non sono a casa, sono in carcere. Non dormono mai, i padri dormono sempre, verrebbe da. Ma no, questo. No, Ma no, questo. questo. Le mani non dormono mai è una frase che a un certo punto dice Miriam a suo figlio Diego, equivale a dire ovviamente che lo allargherei alla genitorialità, perché poi io ho scritto questo libro dove c'è un ruolo importante della madre, quindi della maternità, ma l'ho scritto ovviamente da padre, e quindi. Allargherei il discorso e la metafora alla genitorialità, nel senso che quando diventi genitore non dormi più, nel senso vuol dire convivi con, come dico sempre, con un sasso premuto sul petto. E così. Bene, Lorenzo, noi mi sa abbiamo quasi finito il tempo a disposizione e volevo farle Sì. appunto un'ultima domanda riguardante appunto la sua esperienza, no, da scrittore. Volevo chiedere se stava lavorando ad altri libri, se ha in mente qualcos'altro, insomma, da scrivere, ecco. Sempre, 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 quotidianamente. Tant'è vero che ormai comincio ad accusare mal di schiena per le tante ore al computer. Ormai, sì, uscirò con un nuovo romanzo l'anno prossimo, nel 2023, tra un annetto, insomma, su più giù. Quindi sto ultimando questo nuovo romanzo, poi sto scrivendo anche altre storie, insomma. Mi porto sempre avanti con lavoro, ma d'altronde non riesco a non scrivere. Per me è anche un valore, ormai è un lavoro a tutti gli effetti, però ormai per me è sempre stato e sempre sarà, è un valore altamente terapeutico, quindi a me la scrittura mi funge da riparo, no? Funge da riparo. Grazie a voi. Ci dicono che ci ha fatto emozionare, sì, effettivamente ci ha fatto veramente tanto emozionare raccontando Grazie. questa storia. Grazie. Grazie di cuore quindi buona, ci vediamo in libreria quindi prossimamente. Ci vediamo prossimamente in libreria. Ci Vedremo. vediamo prossimamente in libreria. L'anno prossimo e buone feste a Grazie tutti. Grazie a Lorenzo, a voi. presto. Ciao Ciao. ciao 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 ciao.